soprattutto in fondo. Io non ti posso programmare, intanto se vuoi... Il decano gentilmente mi invita a dire qualcosa, e cosa dire non è facile. Innanzitutto volevo ringraziare proprio il professore Brullo che ha in maniera corretta, reale con tutti e molto efficiente ha condotto questa campagna elettorale e anche le votazioni di oggi. Veramente grazie di cuore al professore Brullo. Poi vorrei ringraziare il professore Foti, il competitor che con me ha avuto una competizione appunto molto leale e correttissima, quindi devo dire lo ringrazio anche perché anche lui come me ha mostrato interesse per le sorti del nostro Ateneo. E ringrazio in particolare il professore Filippo Drago che è qui presente, che mi ha dato anche il piacere di venire qui con me proprio a testimonianza di una antica amicizia che permane e che certamente va al di là di quelli che sono gli appuntamenti elettorali, e proprio per questo credo che abbiamo deciso insieme di camminare sulla stessa linea almeno nella parte finale del percorso. Devo dire, ringrazio tutti voi, tutti i votanti, tutti coloro che hanno voluto esprimere la preferenza, sono tanti, ancora non ho neanche visto quanto sono, ma insomma sono tantissime e devo dire al di là delle più rose aspettative per quanto mi riguarda almeno. E questo testimonia non solo la vostra fiducia nei miei confronti, che io spero di poter ricambiare, ma mi carica di un grosso senso di responsabilità, di un grosso peso di responsabilità, che spero di riuscire a sopportare bene, insomma, e spero di poter fare di tutto affinché non vi pentiate di aver espresso questo voto in questi termini, ma credo che l'interesse sia comune, vogliamo tutti ripartire velocemente, vogliamo fare il bene della nostra università con un sistema, un meccanismo di condivisione, di partecipazione, di trasparenza, di meritocrazia, che sono concetti che spesso ci sentiamo dire o diciamo, ma che a volte è difficile mettere in pratica, ma io metterò tutto me stesso per poterli mettere in pratica in maniera concreta e reale, e di questo state certi. Un pensiero particolare ai ragazzi e agli studenti, che io sento particolarmente vicini, mi hanno sempre collaborato nel mio percorso universitario, e devo dire con loro e da loro si possono progettare, si possono avere le idee migliori per poter far andare avanti bene la nostra università. Sono i ragazzi quelli che parlano in maniera più chiara, più aperta, più sincera, e quindi da loro dobbiamo avere, io in particolare, le idee su quello che va fatto all'interno della nostra università. E un altro pensiero molto particolare al nostro personale, al personale tecnico-amministrativo, che io ho visto nei vari uffici in questi giorni che ho girato un po' lavorare in maniera molto seria, molto rigorosa, devo dire al di là di quello che mi aspettassi di trovare, e penso che il personale va veramente tenuto in grande conto sia nella gestione dell'università ma anche per quelle che sono le lecite aspettative di tutto il personale che laddove possibile vanno soddisfatte. Loro ci ricambiano con un lavoro quotidiano di particolare valore. È inutile che vi parlo del programma perché già l'avete sentito anche troppe volte. Le nostre missioni sono quelle tre, e le tre missioni le dovremo portare avanti in maniera molto seria e molto determinata, come dicevo prima. Una cosa solo voglio dire, ci dobbiamo aprire all'esterno, questa università deve essere aperta al territorio,
deve essere aperta al Mediterraneo, all'Europa, al mondo del lavoro, alle imprese, agli enti istituzionali. Dobbiamo collaborare il più possibile, perché da lì nasce la possibilità di avere più risorse, non solo economiche ma anche umane, da poter utilizzare, e lì dobbiamo lavorare per far sì che i nostri ragazzi possano trovare, una volta laureati, delle linee occupazionali da seguire per il loro futuro. Non dobbiamo pensare solo alla formazione universitaria, dobbiamo pensare anche all'occupazione dei nostri giovani. Il nostro Ateneo deve essere il centro culturale del territorio. Dobbiamo tutti lavorare in questo senso. Io l'altro giorno dicevo, scherzando ma non tanto, che per un anno dobbiamo lavorare tutti pensando agli altri e non a noi stessi. Se riusciamo a fare questo, se riusciamo a lavorare un anno pensando all'istituzione e a far andare avanti l'istituzione e non al nostro, alle nostre necessità personali, penso che partiamo col piede giusto. Quindi credo che ci voglia un momento di solidarietà, di comunione di intenti molto forte. Io devo ringraziare, ma desidero ringraziare il rettore Pignataro, sia per essere qua, vedo che il sentimento è comune e questo mi fa piacere, ma lo sapevo già. Devo dire, lo devo ringraziare per quello che ha dato al nostro Ateneo, per il lavoro, l'impegno che ha messo nel portare avanti il nostro Ateneo, e guardate che se siamo in questa situazione di stabilità lo dobbiamo a lui, perché altrimenti ci sarebbe stata una situazione molto peggiore. Quindi devo dire grazie al rettore Pignataro, da lui mi aspetto consigli, aiuti, perché ovviamente iniziare questo percorso per me non sarà semplicissimo, e quindi mi aspetto che mi possa coadiuvare nel miglior modo possibile, ma credo che sia anche sua intenzione. Dobbiamo lavorare tutti insieme con il personale, e ringrazio anche il dottore Portoghese, che avevo visto da qualche parte, il direttore generale, che riesce, anche lui è riuscito a tenere a galla il nostro Ateneo e anche a avviare delle procedure complesse ma necessarie. Bene, che dire, vorrei infondere a tutti un po' di serenità, e devo dire l'entusiasmo di stasera, così, la simpatia che vedo nei vostri volti la infonde a me, e quindi spero di riuscire a trasfonderla in tutto l'Ateneo. Serenità, tranquillità, stabilità, però forza e determinazione. Sereni non vuol dire non lavorare intensamente, sereni vuol dire riuscire a lavorare bene. Quindi dovremo cercare di lavorare molto e bene, con la tranquillità necessaria per portare avanti i progetti che insieme stabiliremo. Un ringraziamento lo vorrei fare anche al professore Giancarlo Magnano, che io ho indicato come prorettore. L'ho indicato non per opportunismo, ma perché credo realmente che sia la persona giusta da avere accanto, la persona che possa veramente aiutarmi in questo percorso, che tra l'altro sarà, spero, abbastanza lungo, almeno per quello che c'è scritto, poi non si sa come finirà, spero che sarà abbastanza lungo, e quindi vorrei, diciamo, lui è più giovane di me, quindi mi darà una mano forte, penso, ma anche simpaticamente sentita. Bene, non voglio, ancora credo che lo spoglio debba continuare. Ringrazio tutti i componenti della commissione elettorale, non voglio tirarla molto alle lunghe. Un ringraziamento a mia moglie, ai miei figli che sono qua in prima fila, sono voluti venire.
ai miei fratelli, mia sorella, insomma, ai familiari, e di rito, ma lo faccio in maniera sentita perché noi siamo una famiglia molto unita, alle mie cognate, a mio cognato, insomma, siamo una famiglia molto unita che lavoriamo sempre insieme, ai miei nipoti che sono un po' sparsi per l'Italia, a proposito, anche loro sono dovuti un po' emigrare, ma insomma cercheremo di riaverli qui. E un pensiero, e poi chiudo veramente, a mio padre, a Tilio, ovviamente, che... che ha dedicato la sua vita all'università e credo che sarebbe felice di vedere questo momento. A mia madre, che purtroppo è andata via anche prima, ma insomma era, per noi è stata una madre rigorosa, ma devo dire se ci ha formato in un certo modo molto lo dobbiamo a lei. E concludo dicendo che sarebbe stato meglio al mio posto a Delphi. Lui sarebbe stato certamente migliore di me come rettore, spero di non farlo, fargli, come dire, che, ecco, spero di fare in modo come se lui ci fosse e come se mi giudicasse. Una cosa mi ha insegnato ad Elfio principalmente, il rispetto per le persone, che io cerco di mettere in pratica e cercherò di mettere in pratica anche da rettore. Grazie. Ringrazio il professore Basile delle belle cose che ci ha detto e diciamo, io sono veramente contento e felice che abbia raggiunto a prima colpo il quorum, cioè che ci ha liberato tutti di un'ossessione, che ci ha liberato tutti diciamo, di questa situazione veramente così brutta e così bella. Cioè, con l'augurio che il nostro Ateneo abbia un futuro splendido e soprattutto che possa primeggiare tra le università italiane. Io so che il professore Basile ce la può fare, chiaramente non da solo perché è impossibile, ma con l'aiuto di tutti, docenti, tecnici amministrativi e soprattutto gli studenti anche. Quindi quello che io desidero appunto augurargli è un futuro splendido per la nostra università. Per lui auguri in tutti i sensi, perché è un, diciamo, io in questi due mesi so io quello che, diciamo, il fatto delle elezioni è stata una fesseria per lo garantisco io, ma quello che è stato sostituire il rettore è stato una cosa, un peso enorme, e so che cioè, non l'avevo mai avuto questo peso, veramente è caduto dal cielo, e quindi è veramente penso che chiunque faccia il rettore è una persona coraggiosa, cioè un coraggio enorme per poter fare il rettore di un'università come la nostra. Cioè io non so le altre università, ma come la nostra sicuramente. Ora purtroppo io non lo posso programmare rettore perché è un compito che compete a me, perché devo completare lo sfoglio. Una volta completato lo sfoglio ho il grandissimo onore di poterlo dichiarare rettore dell'Università di Catanese per il prossimo sestennio. Ci vediamo più tardi.